Posto qua. L'audio. Un po' forte questo audio. Ok, non ci sono ancora. Che cacchio sto facendo? Vabbè, nel frattempo faccio caricare. Almeno quello. Cellulare. Aia. Allora. Si deve anche metterlo sotto carica il cellulare, forse, non dico. Vediamo. F se non dico E. Va là. Questa qui. Questo dovrebbe andare. Allora. Mi devo scongelare anche. C'ho le guance ghiacciate. Non ho freddo, ma sono congelate, terribile. Allora, qua. Non c'è il volume, vero? No, perfetto. Non mi ricordo nulla. Caspita, dovevo fare. Allora, te ti sei preso 10.000 malattie? No, chi è che si è preso 10 milioni di malattie? Ah, forse l'avevo congelato. Per pietà sua l'avevo congelato, forse. Lui è quello che aveva il passo? No. Ah, è vero. Era l'altro col passo che avevo congelato perché uno non mi piaceva e due non potevo curarlo da tutto. Questo... Nah. Andiamo avanti con il mio team. Vado avanti, tra l'altro. Posso fare un game. Aspetta, devo mettermi un secondo in ordine. Sono lui e sta bene. Lui e sta benone, anzi. Lei e sta bene. Anzi, te lo posso fare pure al 3. E l'ultimo era lei che sta benissimo. Pure lei, sì, posso farmi un giro con loro. Ok, imbarcarsi. Vediamo se trovo qualcosa di buono. Addestratore di cani. Non è nel mio team. Beh, basta la velocità. Quindi si attacca al cazzo. Antiquaria. No. Comunque l'antiquaria non mi piace come personaggio. Dottore della peste. Se parlo così penso che mi senta pure male. No, meno 5 punti ferita massimi. No. Soldato. Nah. Abominio. Mi abbassa i PF massimi, quindi direi di no. Raccolto eccezionale, questo mi attiva. E addestratore di cani. Abbassa il danno. Però schiva di più. Mi ispira quasi fare questo. Però se è di livello 6 e io sono di livello 2, ci scoppiano. Sì, così certamente ci scoppiano. Quindi questo per attivare il raccolto eccezionale. Non mi ricordo l'ordine. Lui dovrebbe essere qua perché lui deve stare qua. L'arciere qua e la chierica qua. A posto. Questo è medio, livello 3. Ah, livello 3, mi dici così? E sia. C'è un altro che attiva i 20 per caso, però che non ho guardato. No, solo questo. Ok. Non tutti i membri del tuo gruppo hanno equipaggiato degli accessori. Come no? Lei no, perché non c'ho nulla. Giullare occultista cacciatore di taglie. Ma non... Cioè, va bene che sono senza niente loro, ma chi se ne frega. Non... Lui mi dispiace un po' che non abbia niente di difensivo. Cos'è, lui è un soldato. Però... Fotte sega. Forse dice che non sono equipaggiati perché è una missione alta. Un po'. A posto. Una e una. Una tintura emoliente che per abituare la mente agli orrori dell'oscurità. No. No, proprio. Se vivi per il rischio dell'oscurità, prego, sentiti libero di portare poche torce. Non ci tengo a essere sorpreso, assalito, devastato. Me la gioco safe, con tante torce e tanta luce.
Devo anche capire, non ho notato, ma penso si senta il gioco. Adesso vedo appena carica, perché adesso non sto facendo nulla. Qua sono bloccato io, ma no, figuriamoci. Vai. Allora, esplorazione. Sto cazzo. Cazzo. Salto sta stanza oppure ci vado. No, vado qua, poi mi faccio in giù. E un giù in questo modo. Quindi questa, quella sotto. Torce in più, va bene. Dicevo, questa stanza, questa qua, questa qui. Torno un secondo indietro e poi faccio tutto sto giro. Anche perché raccogli tre sacco di granaglie. Ti pare che non ti piaccia la trappola di sanguinamento? Sta buona. Vabbè, ormai al massimo la curo. Però adesso va bene così. Battaglia! E sorpresi, che cazzo! Beh, sorpresi non è vero perché comunque non ho sbagliato, non dovevo farlo spostare adesso, perché lui deve andare in avanti. Indietro di uno. Dovrei combattere più che altro, ecco. Qua. E non può muoversi in avanti con i colpi. Perfetto. Vabbè, almeno stanno rimettendo un pochino in ordine. Adesso, stocca lui, lo faccio combattere. Lei la sposto indietro e io lo faccio combattere con l'attacco in avanti. O lo faccio spostare semplicemente. Sto beccando un botto di danni solo per rimettere tutto a posto. Non va molto bene, anzi. Vomito, grazie, che schifo. Ok, dai però, fatemi combattere anche a me, sta morendo lui, altro che. Neanche il tempo di iniziare sta già scoppiando. Già in punto di morte? No, me ne frega niente di curarsi. Devo uscire dal punto di morte. E tu, anche se non è la risposta, è meglio così. Cura. Loro due penseranno a curare e penso farò curare anche lui. Dai, poi danno col vomito, però potrei evitarselo. Malattia. Spiriti vampirici. Avete ampiamente rotto il cazzo, lo sapete già? Punto di morte, io ti faccio fare la soluzione. Ho fatto bene. Conforto divino, così curo tutti. Basta che sta fuori dal punto di morte e sta, va benissimo lui. Ok, direi che attivo la risposta e lui schiva, giustamente. Ti ho tirato due colpi, uno su due me li ha schivati. Becchi sui denti te lo becchi, stronzo. Meno male che la risposta è potentissima, però stanno tutti in paranoia moltissima, non mi piace. Te lo meriti. Tu pensa solo a curarti per il momento, va bene così. Graffio incerto. Forse graffia. Conforto divino. E tu cura, continua fortissimo a curare lui, va benissimo in questo modo. Questo dura ancora due round, quindi direi che tiro una bella randellata. Questo. Da. Però
Però si sta riprendendo ancora malattia. Che palle, dovevo mandarlo a curare tantissimo. È solo più il combattimento e sta già andando una schifezza. Ti prendi tutto quello che mi arriva addosso, stronzo. Ok, si sta un po' riprendendo per fortuna. Direi di curare lui adesso, così attiva il bonus anche su di lui. Ti becchi tutte le teche che non ti dovresti prendere, a te porca miseria. Attiva la risposta su di lui. Beh, abbiamo fatto tutti una bella figura di merda. Continuate, bravi, sta ammazzando da soli. Sono giusto per farvelo sapere. Ma si è fullato. Tutto il casino poteva fullarsi così. Facciamo questo. In nome dei vecchi dei. E muori. La risposta ce l'hai per due round. Tira una randellata a lui. E poi mi chiedo perché voglio sempre delle cure. No, non ti preoccupare. Bravissima. Lui sta andando malissimo in paranoia e non va affatto bene. Conforto divino. Non c'è modo per abbassare lo stress. No, ce l'aveva forse lei prima, ma non ce l'ha più. tu riattiva la risposta. Bravissimo, così ti voglio. Molto stupido. Stress. Sì, facciamo abbassare lo stress già che ci sono. Facciamo generalmente abbassare lo stress che ne ha bisogno. È molto messo male. Lui ha già combattuto, sì. Quindi tiro una cura su di lui. E tu ovviamente l'ha schivato, ti pareva. E tu non c'entri per arrivare fin là. Quindi non posso spingerlo? Che due coglioni. Continua a toglierti di stress, te. Benissimo così. Non importa se hai fatto un danno, è poco. Beh, ci ho solo guadagnato stress da sta battaglia, per fortuna. Tesoro e trappola. Leggere alcune pagine ha un effetto duraturo sull'eroe. Perlustatore delle rovine. Sostituto destinato. Ok. La trappola, chi la fa disarmare la trappola? Penso lei. Tutti fanno cagare, ottimo. La meno stressata. Se andava male, quantomeno non era grave. Non dovrebbe esserci nulla qua in realtà, infatti. Esplorazione. Stanza con reperto. Se passo di qua mi perdo una battaglia. Che non è perdersi, in questo caso è schivare. E il 50% non è che può andare sempre bene. Vabbè, senti, te... Non voglio farti sanguinare ancora, dai. La cassa è vuota, ok.
Esplorazione. Reperto. Luogo missione. Ah, vedi un po' te. Ah, è una pala, porca miseria. Cioè, mi sembrava un ostacolo. Bravissima te. Siamo ancora a posto di luminosità, ottimo. Muovetego tutti. Furtività. I mostri con furtività hanno un aspetto indistinto e non possono essere colpiti da attacchi diretti. Ma spesso guadagna degli attacchi a dare. Inoltre alcune abilità degli eroi come la rivela della frangiscudi possono colpire mentre sono furtivi. Che è furtivo? Lui? Non sembrava, ma visto che mi dice che è furtivo. Vomita! E tu attiva la risposta e mena il suino. Sono tutti suini in realtà. Questa non può rivelare, vero? No, non c'è niente che ignora furtività. Cura ad aria, così curo tutti. E tu invece tira. Ok, tira questo. Almeno riesco già a colpire anche lui piuttosto, più che altro. Porco bastardo, muori! 4 stress per 4 turni. Te lo meriti. Te lo meriti anche tu. Ancora. 8 stress per 4 turni, questa mi va malissimo. Perché ce l'avete con lei? Poverina. Niente di male ha fatto. Tu cura tutti. Ciao, Mr. Varius. Mecca. Ok. Attiva i buff a tutti. Tu vomitameli un po'. Un critico sui denti che ci sta sempre bene. Ah. Merda, abbiamo appena iniziato, dai. Lui muore comunque al prossimo turno. Quindi direi che vado a colpire loro. A posto, esattamente quello che volevo fare. Come va? Io devo riuscire ad abbassare lo stress a lei, però. Bravi. Aia! Imbecille! La Madonna, due critici di seguito così, però sei veramente uno stronzo. C'è del maiale. Tolgono dalle palle, almeno. L'unica cosa che può fare è continuare a curare lei adesso. E aumenta la cura su di lei perché deve sopravvivere la chierica. Ok. Colpisco. Tu un botto di vita in realtà. Te che stai messo peggio. Bene. Molto bene anche questo, sciagura. Se lei la vedo che sta per andare molto male di stress, me ne vado da sto dungeon, che non è esattamente il caso. E cura divina. La tega potentissima, potentissima, non gli ha fatto niente.
Coraggio, bravissimo. Ti adoro. Senso del mio valore, ma non per le palle, su. Sei full vita poi te, quindi mi interessa da poco. Tegalo forte. Avrei spinto lo stordimento, non fa nulla. Mi serve la risposta di nuovo, dai. 10 stress. Te un modo per abbassarti lo stress proprio zero, vero? Mena gli va. Esploso. Mo tocca a te. Dai, su quella che sta proprio messa peggio. Però sei veramente un bastardo. Tu, un modo per raggiungerlo ce l'hai? Dove si trasformati in realtà? No, questo. Vomitalo. Speravo non toccasse a lei, francamente. Perché tu? Non tu, ignoranta. Disquisita fattura, che dolore, ma... Cerchiamo di andare qua e di non morire nel farlo. Lo zero contiene bottino. E tu prendi bottino. Non ho vanghe, porca troia. Ah, a lei è appena avuto un infarto. Io direi che questa missione la abbandono e la mando tantissimo a curare. Non voglio perdere la cera. Ieromania sostituisce oscure tentazioni, indietreggiare, timore di Dio e meditatore. È andata molto male. Purtroppo ho perso tutta la prima battaglia a riposizionarli e non avrei dovuto. Avrei dovuto combattere dove si trovavano. Il giorno più atteso. La gente ha saputo della nostra situazione ed è con un gruppo di futuri cadaveri lasciare la diligenza. Va bene, calma, no? Allora, tu sei stressato ma ti devo mandare a curare prima di tutto. Casa di cura. Nevastemia. Sì, nevastemia perché non ti voglio stressato. E voi invece vi mando a togliere lo stress. Abbazia c'è spazio? Sì. Cazzo. Taverna? Ma perché no? Vabbè. Puoi fare solo una cosa? Vai a fare sta cosa. Te ti fa schifo la chiesa, a quanto pare. E allora vai al bordello. Te non vuoi andare qua. Non vuoi andare qua. Che cazzo vuoi fare te? Ah. Se sono timorati di Dio non posso mandare da nessuna parte. Va bene. Tu resti lì per il momento. Ti posso far... Anzi. Visto che sta cosa già mi dà fastidio. Qua e ti fai togliere il timorato di Dio. E che cazzo. Vediamo un po' cosa abbiamo di nuovo. Un giullare? Non già uno di giullare tanto in realtà. Ah, cosa posso utilizzare per la prossima missione? Allora, come giullare questo mi sembra messo la cosa messa meglio. Ma facciamo una cosa più decente. Non posso perché non ho soldi, porca troia. Mi serve la gilda, dov'è la gilda? Allora, vediamo di combinazioni come sta messo meglio. Qui non sta messo bene da nessuna parte. Qui sta messo bene in seconda fila. Ma io voglio... Abilità voglio. Ballata di guerra e colpo di grazia. Che cazzo, colpo di grazia non posso metterglielo. Allora, per questo devo stare per forza dietro. Per stare dietro posso stare o in terzo o in quarto. La pugnata gliela metto in generale così può tirarla ovunque. Terzo e quarto.
Non voglio che si muova, non voglio abilità che lo facciano muovere più del necessario. Quindi, per stare dietro, gli metto... Lo faccio da supporto, lo metto queste due. Così se ne sta tranquillo qui. Tira falciare, raccolto e pugnalata. E balata di guerra se mi serve supporto, perfetto. E giullare ce l'ho. Potrebbe servirmi... Un dottore della peste. No, ce l'ho un dottore della peste. Qua c'ho di doppio. C'ho una doppia balestriera che non mi serve a niente. La doppia chierica che anche lei non mi serve a niente. Cosa mi manca? Mi manca, vediamo un po'. Lanza di tombe ce l'ho. Abominio ce l'ho, dottore della peste. Abominio fuorilegge ce l'ho. Soldato, vestale ce li ho. Non recluto nessuno. E buona lì. Loro si stanno tutti riprendendo dalla catastrofe che è appena successa. E non manderò più nessuno a livello 3. Cioè, la missione di livello 3 sono di livello 2. Le mando a livellare la prossima volta. Di contro c'è lui. Che volendo di livello 3 può andare tranquillamente a farlo. Però è l'unico. Non conviene. Silenzio nelle cripte. Qualche attivazione? Nessuna. Non ti voglio. Predatore della peste. 20% danno abilità corpo a corpo. Sembra buono questo, però è di livello 3. Non posso. Solo balestriera. Più 3% critico. Un buff. Un buff gratis, così. Soldato, per velocità, già è lento. Per il crociato basta la cura. Potrebbe essere carino avessi un crociato che non cura. Il mio crociato infatti non cura. Quindi, volendo. Però crociato con la cura penso vada meglio. Quindi farò questa missione e metterò gli skinny e i vendicativi alla balestriera. Con cosa ci vado in questa missione? Con cosa che menano? Provo te. Dottore della peste? No. Lei la posso mettere qua. Lui lo metto qua. Mi mette qualcuno in quarta fila. Dessatore di cani. È un team terribile perché non ho cure. Quindi questa missione appena la finisco me ne vado. Torce, portiamocene un po', va. La pala ce l'ha di base, probabilmente di lei. 8 unità di cibo. Come vuoi, mi sembravano tante. Difficile che facciamo già due volte a missione, in realtà, se non sono missioni lunghe. E qui non ho molto da fare. E invece è lunga perché devo fare un giro e tornare indietro. 100% di combattimenti nelle stanze. Va bene, non so dove devo andare, quindi andiamo a caso. Il sacco è vuoto. Tocca a te per primo. Ballata di guerra. Ok, tu usi niente ad area, fai schifo anche tu, devo cambiarti le abilità. Allora, morbiamone uno. Bravissimi, tutti bravissimi. E tu tiri qui. Anzi, dai un gancio a lui e lo stordisci. Così non tira neanche l'azione, forse. Proprio stordito. L'ha proprio stordito. Giullare, giullare. Tant'è un po' buono, eh. Masticali.
Ha morbato insanguinato lui, fa la fette. Ma non succede niente. Ammorba lui. Continua con la ballata di guerra, tu. Morto, bene. Chi tocca ancora tirare azione? Tutti e tre. Ok. Proviamo a stordire lui. Bene. Africa tappeto. Bravi. Colpo precipitoso. Bravo. Lo devo portare sempre giullare, ho capito. Toglio la balestriera e poi posso giullare qua, che è bellissimo. Poi devo cambiare abilità perché posso stare sempre dietro. Visto che falciare e raccolto non li può tirare. Questo veramente lo tengo come supporto. Mi tengo la melodia ispiratrice e la solo. Anche se la solo non lo uso, però sta lì. Fa danno, non fa danno. Beh, mi metto queste due e lo tengo dietro da supporto. E sti cazzi. Aspetta un secondo, la melodia ispiratrice cosa fa? Abbassa lo stress? Beh, direi che... direi che abbassa lo stress, direi che è bellissimo. Azzinnali! Vuoi scuotere la taglia su di lui? Muore. E muore anche lui. Oh, anche senza cure va benissimo sto team. Mettiamoli in ordine, va, che devono stare così. Se... non lo farò probabilmente attaccare giù là. Finalmente ho ottenuto un autentico oggetto inquietante. Inclina a investigare le arti oscure. Ah, lo ha... vabbè. Beh, avvicina. Scusami, ma... ah, ok. Mi stavo facendo interagire, mi stavo preoccupando. Vediamo. Esplorazione. Battaglia, qua devo andarci per forza, allora. Finalmente ho ottenuto un autentico oggetto inquietante. L'eroe è infettato dai resti. Sei un imbecille. Non posso manco curare, resti imbecille. Surprise! Ballata di guerra. Resistenza al morbo, loro ce l'hanno bassa. Ammorbiamo lui. Sanguinamento che sono molto resistenti. Tu vieni qua. Tu manda i cani a mordere. Ottimo. Aia. Sta messo un po' male il giullare. Te ti pigli queste. Come l'abbiamo fatto ad ammorbarti non ne ho idea. Continua con le ballate di guerra, te. Merda. Mi hai chiamato? Oh no. Perché ora mangiamo? Eh? Perché ora mangiamo? Per le 8? Dai. Sì, prima chiediamo, si chiede sempre se si è chiamato qui. Allora, uccidiamo... oh, no, no, uccidiamo un cavolo, stordisco lui. Mandiamo i cani, a modo dei cani. Lui dovrebbe morire per i cavoli suoi al suo turno. Sì, perfetto. Mordi, stronzo. Bene, c'è un problema adesso. Il
Il giullare sta messo uno schifo. Spero non mi muoia perché sennò ne devo prendere un altro. Facciamo che focussiamo lui. Facciamo che ho fatto una minchiata, perché giù là è il punto di morte. A stordimento come sta messo? Ci provo. Proviamo in questo modo. Ottimo. Bene. Lui. Sono messo un po' male col giullare, non voglio che crepi, ma potrebbe essere messo male. Brava. È morto il giullare, devo prendere un altro. Porca puttana. Maronne te. Non dovevi fare questo. Ma in realtà mi sta bene. Stronzo. Sto questa da colpa mia che non porto nessun curatore, però. Purtroppo. Scuotere la taglia su di lui. Una coltellata a lui che muoia per i cazzi suoi, quindi. Esploratore del Dedalo. Va bene. Però in 3 non ce la faccio. In 3 senza cure non ce la faccio. Ablutomania e notturno. Brutte cose comunque. Ci fossero dei nerf positivi. Per dire. Dunque, voi due. Te vai a farti curare anche gli spiriti vampirici adesso. Tu. Aspetta, quanto costava in taverna? Di più, vai lì, vai in chiesa. Bene. Mi serve un altro giullare. Ma non c'è, c'è un'antiquaria, la prendo. Visto che loro due sono libere, che comunque al prossimo round non manderei nessuno di loro due, faccio un giro con loro due, anche così le potenzio almeno. Qui, tu, qui, tu, qui, mi servono la frontline, che non sei tu, non sei tu, e sei manco tu. Oh, piuttosto, senti, andiamo con loro, che stanno messi tanto bene, tanto cari. E vediamo un po'. Leproso? No, perché aumenta lo stress. No, diminuisce la velocità, però c'è l'aria fresca nelle gallerie, può essere utile. No, la schivata abbassata d'attacchi.
Per il dottore della peste più stordimento. Ma... ma... facciamo questo, così mi attiva anche un bel effetto. Ok, non l'avevo equipaggiato, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pala, chiave, imbarcarsi. Stavolta la cura ce l'ho. Due cure ne ho. Vediamo se va male. Se deve andare male. Tacci sua. Esplorazione, sì. Allora, qua c'è un luogo missione. Com'è la mappa? È una schifezza sta mappa in realtà, perché qua ci devo andare per forza. E allora ci vado subito. Il barile contiene tesori nascosti. Un botto di cibo. Siamo ancora a posto di torcia. Maiali porci schifosi, sorpresi però. Se la mettiamo in questo modo, tu te lo pigli nel culo. Tu mi dai molto fastidio pure. Chiamato? Penso... no, no, penso di no. Sentivo sentire cose. Ah, vedi un po'. Vedi un po'. Madonna, già sei stressato. Ti prego, non ti prendere troppo a male. Oh, tu andavi stordito, ora mi ricordo. Porco schifoso. Cura d'aria per te. E un bel gancio per te. Anche. Ti direi cura divina. Stavano tutti abbastanza bene in realtà, ma preferisco in questo modo. Esplodi. Aio. Vieni qui. No, si è messo davanti lui, stronzo. Cura critica così perché sì. Aia, respinto, respinto, grande ragazza. Accoppalo. Con la cosa sbagliata l'ha accoppato, ma è andato bene lo stesso. Adesso tu pensa a curare lei. Full vita, full vita. Tu mi sto... mi fulmini lui. Facciamo. Palla di ferro. Stordita e respinta, è impossibile perché è già indietro. Vieni qua. Non si stacca il cazzo, quindi. Un cadavere è andato, buono. Non è ancora abbastanza vicino, ma fa niente. Continua a venire qui, te. Tocco questo. C'è una trappola. Morbo. Madonna. Sfiga. Qua ci devo andare per forza, tanto. Chi minchia l'ha messa la trappola lì? Stronzi.
Faccio il giro largo. Lo zaino è già stato saccheggiato. Che culo, aggiungo io. Che belli! Merte! Brava, schiva. Hanno 3 di velocità e sono più veloci di me, schifosi luridi. Quanto danno? Ma muoiono subito. Sti schifi. E allora muoiono subito. Ho anche il tempo di curarmi così. Sì, ma com'è che loro hanno 3 di velocità e sono più veloci tutti quanti di me? Ah, eh? Tu? Accoppa loro. Stordiscimeli. No! Hanno resistenza allo stordimento. E hanno anche buona schivata, anche se hanno 0. Avevo capito. Esplodete e basta. Spade e randellate non bastano, ci devono pensare alle frecce. Torcia sono ancora messo così. Il santuario è stato purificato. Bene, adesso ci appiglieremo nel culo. Bravo. Forse è tutto ciò che rimane di un precedente avventuriero. L'eroe è infettato dal putrido mucchio. Spasmi delle budella, ma dai. È una malattia non grave, per fortuna. Oddio. Lo spasmo delle budella sicuramente è grave, però meno 20% di vita di cura durante accampamento è poco grave. Esplora. Battaglia, missione e scontro. Facciamo così, Ragno di merda deve morire. Morire o essere stordito e morire dopo. Hai cagato il cazzo. Pure tu. The wounds of war can be healed, but never hidden. Va bene, morti entrambi mi sta benissimo. Ovviamente il ragno è più veloce, ti pare che il ragno non sia più veloce? Brutta merda schifosa. Autopazio. Sì, bello il bottino. Sono stronzo però. Cleptomania, giustamente. Il santuario è stato purificato. Ok. Sta stanza la potrei effettivamente anche saltare volendo. No, dai. No, perché più che altro è questo oggetto qua che non so se è della missione o meno. Perché non è detto che siano tutti in sé stanze così. Provo ad andare dritto per di qua. E poi di qua. Adesso abbiamo la torcia. E di qui. Ho quello di torcia. Grazie. Lo zaino contiene bottino. Prendi tutto. Tutti prendono tutto.
il più scuro dei destini, riportò a casa lo stemma di Cuthbert e la balestra di Bolin per poterli onorare con una degna sepoltura. Lasciò i resti del dannato Misir e i suoi averi agli uomini maiale. Spero possano costruirgli lapide che si merita. Vabbè, un po' di rispetto anche per i nemici, dai, ci sta. Certo, agli uomini maiale. Tipo ora ci bastardi, come li ho già nominati io più volte. Qua ho ben poche decisioni da prendere. Sacco è vuoto. Al limite, ma non sono comunque stordite. Fulminale, ma non importa. Tira quella, morta. Che sfiga. Morso della tomba. Brava. Voi schivate tutto. Esattamente. Tanto che abbia tutti prima o poi. Tanto vale fulminare il più debole. Brava. Boh. Stellare sono nemici facili, per fortuna. Sperando di non far incazzare nessuno nell'ammazzarle, ecco. Sputo, ragnatela, sono tutte... Da questo lo direte con la ragnatela? No, allora tu. Mettiamola così, avrebbe schivato comunque. 7, con cosa che faccio danno io? Con queste due. E porca puttana, fa colpissero. Voi bravi che schivate, però colpite anche. Stordita? No. Ho spinto. Però marchiata. Aia. Curati da sola. Perché è marchiata, vero? E perché è marchiata, vero? Per tutte merde schifose. Sì, perché è marchiata. Sono veramente tanto con lei. A me va bene. La continuo a curare. E lei continua a schivare comunque, quindi... Come volete. Fate come volete. Non servirà a niente. E porca miseria, che sfiga. Cura lei, cura critica a lei. Tu accetta lui e che cazzo. Tocca ancora a tutti e due tanto. Uccidi la merda. Adesso mi tengo le cuffie così perché devo capire se sento fuori o meno. Ce la fai ad accopparlo? Bravo. Ok. Ah, giusto, tumore mio. Nessuno si sorprende più in queste avventure, a quanto pare. Come se fossero danni di che mi possono preoccupare. Il nome dei vecchi dei. O schivano o sono bravissimi. Io avevo puntato al porco, comunque. Se sei inseso di crepare, crepa. Se siete inseso di crepare, crepate, vi ho già detto. Porca troia. Ah, belle cote. Potenza, vai. Mi è andata molto bene con lui, uccidilo come hai fatto con tutto finora, bravo. Focussamelo pure, non è un problema. Ecco perché non è un problema.
Ah, stordito stronzo forse. Sei anche stordito, come hai fatto a schivarlo? Ancora di più stordito. Becca, resistente. Tutto a lui. Oh, esplodi. Di cattiveria esplodi, aggiungo. Prendi tutto un paio di coglioni, non posso prendere questo, vero? Questo allora, vai, togliti. Ho un oggettino qua. Secondo me mi ferisco. No? Che buco di culo. Ah, e vediamo cosa c'è qui dentro. Ah, perfetto. La fortuna ci viene finalmente di un sorriso. Sì, esattamente. Non poteva andare meglio sto dungeon. Tutti full salute. Gli è andato pure in virtù lui. Cosa avete preso? Estrazione lenta. Madonna. È assoluta necromania almeno. Che forse era meglio necromania. Coagulo rapido, carino. Paranormania, associazione per il paranormale. Tosse convulsa, una malattia si è preso, madonna. Paura delle bestie. Sfuggente, bella. Bella questa. Paura delle bestie, ok. Però sfuggente è ottima. Inaffidabile. Tanto gioco di stare sempre full vita. E rabbia. Inaffidabile non è un problema di tratto, ecco. Posso tutti così. Se scendi sotto il 50% va male. Aria fresca. I residenti della zona 9 stanno espresso sollievo. E poi in prossima missione intendolo da più roba. Io, volendo, la vado a fare lì, infatti. Mi serve un giullare, però. Non c'è. Porca troia. Allora. Dedalo basso, però. Questa qua, che è di livello 1. Di livello 1 non ci crepo. Lato di tombe. È tutta la popola, ma il 15% BF massimo in meno mi danno un fastidio. Allora, togliamo tutti e prendiamo il team giusto. Quindi, lo tolte pure ma non importa. Lei. Lei, lui e lui. Al contrario però. Proviamo. Va benissimo. Una e una. Via. Il mio zelo per i rituali di sangue e di invocazione cominciò a venire meno. Già che ogni tentativo si rivela un fallimento e una grande delusione. Non ho visto cosa devo fare in sta missione. I miei progressi erano a un punto morto e il rapido accumulo di carne utilizzate era divenuto oneroso. Come vuole lui. Io non ne so niente, non voglio saperne niente. Uccidi una carne mutante. Scusa? Va bene, uccidiamo la carne mutante. Come la faccio l'esplorazione? Direi... faccio in giù, in su, di qua. Ok, mi parto di qua. Ho sbagliato, devo partire di qua. Sono un coglione. Amici, sorpresi? Sorpresi, vai. Teghiamoli forte. Lui è un po' stressato, direi che... sì, direi che gli faccio passare un po' di stress a lui, va. Preferisco fare in questo modo. Chi di voi risente lo stordimento? Voi. Tu. Non voi. Madò, che sfiga. Focussiamo lui, ho capito. Un po' di focus. Sgranocchiare. Morissi di risposta. O anche tu morissi di risposta. Da, che sfiga. Chi è più veloce tra di loro? Il verme. Ma ciao, verme di... oltre che si è messo davanti lui. Muori, verme schifoso. E tegate. Porca troia, 17 danni. Sono deleri di livello basso, quindi ci sta anche. Porca troia, che botte.
Oggettino. Che è solo in cura lui, però. Ah no! Cleptomania è un paio di coglioni, vedo. Il boss quindi è qua? Perché è l'unica stanza che non mi dice niente. Se il boss è qua, mi faccio il giro da... per così. Evito di tutti gli scontri possibili, faccio solo questo e sono a posto. Peccato perché non avevo visto quanto fosse stato l'abominio, ecco. Possiamo continuare un'altra mappa. Boss, grazie, non mi serviva. Perché ci sono due mappe? Ragni, ma non sono belli ragni, ma guarda che carini. Guarda che carini, verde schifose, luride. Stressati un po' di più e non importa, dai. Anzi, a te ti va pure bene perché non ti stressi. Azzeppa io. Sput. Grazie di niente. Tu attiva la rappresaglia su quello lontano, va. Due geni. Meno genio lui. Ma sai che sono tutti full vita e io fulmino un cazzo di nessuno? Esplodi tu, va. O tu, non so perché continuo a colpire lui quando clicco su di lui. Artigliali, per favore. E tu colpisci lui, eh. Ci voleva tanto, ragazzi. Flawless victory, dico io. Volendo in questa stanza mi accampo pure, così, giusto per gradire. Mangiate. Spala. Ok, in questa stanza, accampamento. Così. Ma in realtà mangiate questo che siete full vita, non abbasso lo stress. Adesso, a proposito di stress. Questo su di lui. Devo leggere bene queste cose. Mettiamo tutto quanto stress possibile. No, questo non abbassa lo stress purtroppo. Se stesso. Più stress? No. Non ti stressare di più di così, te. Pratica con le armi mi va bene. Quanti punti ho ancora? 3. Un buff a tutti magari. No. Sarei quasi tentato di attivare un altro cura ferite, cosa dico? Un altro di questi su di lui, va. Così stiamo a posto. Ancora uno. Qualcosa da uno? No, via. Sono in buona salute, almeno per oggi. Non ho visto nulla che non possa affrontare. Qua è tutto easy, non troveremo altra linea di dardi ora. Continuiamo. Ma tranquillo. Chi è che disarma meglio? Tu disarmi meglio, vai. E vediamo un po' questa carne mutante. Cos'è? Perché non ne ho la minima idea. Oh. Bellini. Al morbo come stiamo messi? Vi ammorbo tutti, merde. Porca puttana, se... Tu mi fai più schifo di tutti, devo... Non è che voi siete molto belli, ma tu mi fai veramente schifo. Aia. Zefiro delle ossa. Te lo becchi sui denti. Visto che stai messo solo tu male, ti curi da solo. Vabbè. Si fulla comunque, no, di uno. Porca, ho sbagliato.
Fa niente. Cara, focussatemi la chierica, cosa volete che vi dica? Tanto tu schivi, mi sta benissimo così. Quando è che tocca a me? Bravi, muovete lui. Muovete lui, stronzi. Conforto divino, perché qua sta andando già a puttane tutto. Tu mi sei rotto le coglioni, ti trasformi. E sai cosa ti trasformi? Che Zek! Bravo, colpisci lui. Stronzo di un mezzo porco, non so neanche cosa tu sia. Tu baffi tutti. Tu fai una fasciatura di battaglia su di lei, che sta messa peggio, forse. Perché comunque lui è mezzo tank e c'ha tanta vita. Lei ne ha molta di meno. Invasione ondulata. Perché lei? Ce l'hanno con lei, porca troia. Conforto divino. Riattivo la risposta in questo round. Uno vale l'altro. Tu azzecca. Cura ferite sempre su di lei. Non la faccio attaccare più dopo il fallimento di prima. Bravo. Bravo, colpisci lui. Se la prende ancora di più. Un peso enorme. Come parli? Questi non li ho ancora visti colpire. Curano! Infami fracichi! Ma schifosi! Bravo, colpisci lui. Colpisci lui. Non ha paura lui. Colpo sanguigno. Poi colpo sanguigno. Cura. Ok. Stordimento, come stiamo messi? Non così bene. Loro almeno. Hanno già colpito tutti? Non lo posso sapere. Te. Zefiro delle ossa. Te lo becchi pure indietro. Conforto divino, accidenti. Cura ferite sempre su di lei. Gli altri stanno messi ancora abbastanza bene. Curalo. Schifoso bastardo. Invasione ondulata. Sulla chierica, perché gli fa schifo la chierica, probabilmente. Tu sei un bel baffa tutto. Tegali! Madonna, che botta che sono presi. Te stai veramente... Ti odiano, ma da morire ti odiano. Ma una cura critica risolve tutto. Risposta primo round ancora. Bene, questo vuol dire che colpisci lui. Conforto divino. A morbo come stai messa? 4 anni per 2 round. Non importa, va bene così. Mutate, fate quello che volete. Colpo sanguigno. Conforto divino. È insanguinato lui, ma adesso vedranno tutti di cosa è capace. Mozzane 9. Voce della vita. È insanguinato? Sì. Ma non è un problema. 2 round di risposta. Vai a stordire. Un cazzo di nessuno, perché sono tutti resistenti. Ci provo. Sì. Peccatelo indietro. Lei adesso sta messa bene. Loro 21-23. Tu. Fatto bene a curare lui.
E comunque stordito, caro. Passato il morbo su di lei, grandissimo. Tu riattiva la risposta sullo stordito, che aveva la parata più alta, quindi ho fatto male a farlo su di lui in realtà. Avete deciso che gli fa schifo pure lei per caso? L'avete deciso un po' troppo tardi effettivamente, cari. Esplodete. A posto. Easy missione con tante mappe. È un oggetto che non voglio mettere. Livello 4 per lei. Vediamo cosa hanno sbloccato. Ninfomania. 20% guarigione da stress ricevuta in un bordello. Buona. Tattico della baia ha tolto. E dissenteria, ti mando a curare. Sfortuna al gioco. Te non ti mando a fare gioco d'azzardo. Posso non mandarlo lì semplicemente a ricordarmelo. E ha perso il rilascio difettoso, che è un debuff bastardo. Più 15% danno in landa. Letale, alla sprovvista. Ok, torniamo al villaggio. Con i loro buff e nerf, voglio fare un secondo una cosa che sapevo già di poter fare, ma non ho ancora mai messo in atto. E volevo aspettare in realtà di potenziare le cose. Casa di cura. Appena di tutto, posso aumentare il numero di gente che posso. Sì, posso. Che dobbiamo andare a curare tutti e due. Mi servono 10 teste. E do via i quadri. Ok, prendi. Metto te a curare la rabbia, te a curare la dissenteria. E loro hanno dei tratti che non voglio che perdano per caso? No. Affidabile. Non mi interessa il critico. Non mi interessa l'odore dell'empio. Non mi interessa la distanza. Lo sfuggente invece mi interessa. Però cazzo, non posso. Quanto? Bene, ora so che non lo faccio. No, 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 9000 per bloccarne uno. Ma te sei fuori, piuttosto me lo randomizzo. Furia la prendo perché la volevo, una. Adesso. Altro che posso potenziare, tipo, se potenzio la diligenza. Aumenta il numero di ore disponibili, non mi interessa. Dimensione dei ranghi a 21, già questo mi interessa di più. Eroi con un'assolutezza di livello 1 talvolta appariranno nella diligenza. Questo sarebbe stato buono averlo letto prima. No, vediamo se posso potenziare altro. Il fabbro. No, la gilda. No. Survivalista. No. Taverna. Dai, questo perché il bordello è quello che rigenera di più. Va bene. E di voi devo mandare qualcuno a togliersi dallo stress? Te. Te tantissimo. ...1788... E la taverna? Ma perché cosa di più? C'è una cosa che non ho visto? Non mi pare. Vabbè, non so perché costa di più, ma vai. E te? Ti mando a far togliere lo stesso anche a te, dai. Non puoi andare in chiesa. Giustamente la chiesa che non può andare in chiesa, ti pare. Ha qualcosa relativo al gioco d'azzardo?
Madonna. Senza fede, le 20 e quieta assieme sono brutte. Vabbè, fa niente. Fa niente, si fa altro. Tipo, furia. Devo capire l'utilità di tutti i personaggi. Ora, il giullare è un supporto, e questo l'ho capito. La chierica è una curatrice, loro possono farmi da danno e da frontline. A posto. Cacciatore di tesori, che abilità! A me il cacciatore di tesori non piace. Però c'è. Lada di tombe è lei, no? Sì. Adesso non è che voglio potenziare a caso, quindi andrò a farmi un'avventura random. Allora. La Landa non ho ancora finito neanche una missione. Vado a fare una missione nella Landa, quindi. Metto te di fronte. Anche se siete malati, te di dietro. Anzi, no. Metto te, che vuoi provarti. Lui può stare anche dietro, bene, perché è già forte, quindi mi aiuterà tantissimo a superarla in fretta. Lei può stare dietro bene. E come curatrice non ho curatori. Mannaggia il cazzo, metto Castillon. Metto Castillon, che è un mezzo curatore più o meno. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anche queste. Una vanga, una chiave e siamo pronti a imbarcarci in sta missione. Nella landa. Vediamo come va. Non mi ricordo perché non ho ancora fatto ancora nessuna missione nella landa. Nella baia me lo ricordo perché c'erano gli uomini pesce che erano troppo forti. Qua ci sono le cazzo di schifezze che devo uccidere i cadaveri. Se non distruggo i cadaveri si moltiplicano, si potenziano le stronze bastarde, vero? Esplorazione, ma manco per il cazzo, andiamo giù. C'era ancora della carne qua. Guarda, non l'avrei mai preso quel cibo fossi stato in loro. Sanguinario brigante. Sorpresi però. Allora, che cosa posso farvi di male? Corpo a corpo, attacco base. Cigno di ferro. Un altro attacco base. Dissanguamento e dissanguamento. E si dimostra però il danno e la velocità. Insanguiniamolo. Dai, sei un supporto alla fine. Fai schifo. Non è niente di utile. È un debuffer, ma non ha debuff che mi interessano un cazzo. Colpisci. Porca troia, 15 danni. Cavaliere, però anche tu. Zampata. Ma se lei crepa non me ne frega niente, perché è inutile. Non è. Aia. Tu non mi dissangui la furia ti dissangua a te. Aia, vai. Schifo. Guarda. Una volta che non deve. Non mi interessa, va benissimo. Tu fai veramente cagare. Lasciatelo dire. Punizione. Fatto niente. Non essere ridicolo che fai solo dissanguamento. Muori. Come fa a tradursi il cadavere in questo modo? Lo sa so soltanto lui. Straziare. Ah, ecco, questo ha fatto già più male. Uccidi lui. Non puoi fare un bel niente. Ah no, può colpire solo l'ultimo questo. Allora sì, vai. Cura lui. Bravo. Raffica tappeto.
Una volta che non deve colpire, nessuno colpisce. Tu non puoi fare un bel cavolo di niente, mi pare di capire. Bastione di fede. A lei. Sto andando benissimo ste cure. Non è possibile ciò. Aia. Hai veramente scassato la minchia. Veramente scassato la minchia. Cigno di ferro. Scoppia. Lei è danno. Danno puro in frontline. Che non sta un... ma mai bene. Mai. Mai, non c'era manco nulla qua. E hanno messo una trappola sti pezzi di stronzi. 60, 80, 50, tu. Si innesca, bravo. L'hanno messo, c'erano dei funghi in mezzo ai coglioni, non è che l'ha messo qualcuno. Di qua. Brava. Onde evitare che ci siano mostri, io attivo. Segretario Tombio è una professione molto salutare, è ammorbata. E io dico di no, e io dico che ho sbagliato. E vabbè, non ho cure per i morbi. C'era niente, e andiamo avanti. Mangiate, curate. Muovetevi. Prendi. No. Sapevo che si disattivava. C'è un cazzo di nessuno in sesta. Oh. Non che possa lamentarmi, quindi, però. Sti stronzi si stanno soltanto solo a camminare, non so cosa farci. Qua. Mangiate! Che cagare, state solo camminando! Entra. De novo. Febbre eruttiva. Cosa dà? Vabbè, non è esageratamente grave. Ci posso passare sopra. Ha schivato la trappola. Lui bravo. Luce radiosa. Ancora. Vanga, vanga. Il contenuto del sacco è vostro. E prendi. No. Oh, due battaglie una in seguito all'altra dopo tutto sto strazio. Oh, prendi. Cani. Sorpresi. Oh, sapete cosa vuol dire che i cani sono sorpresi? Che litigo fortissimo. Fortissimo. E chi sta nel subeggio? 6, 8 e tu allora. Cullato e seppure non è neanche stato sanguinare. Con cosa meniamo? Con questa. Mena lui. Sentenziato con impunità. E tu lui, solo perché non è full vita. Giustamente l'unica. Sono velocissimi i cani tra l'altro, mi sa che colpisce prima lui comunque. Rabbia, bastardo. L'unico motivo perché i cani sono fastidiosi è che danno la rabbia. Veramente l'unico cazzo di motivo. Esplodi. Male ne fa.
per fare più male dovrebbe stare dietro. Ho delle bende, ma no. Curiamoci, che servono le bende? Se mangiano le bende. Battaglia con i funghi. Sono presi però. Allora, cucimi lei. Brava. Insanguata però, cazzo. Mi fai veramente schifo con ste abilità. Devo uccidere quelli dietro perché sono i più cattivi, più cagacazzi. Però posso colpire solo con lei, praticamente. Lui tira dritto sulle randellate davanti. Marchiare la preda. Aia. Loro, ecco, la c'era il marchiato. Marchiare la preda ancora. È un altro lacerare marchiato, immagino. Aia, ribadisco. Scoppia. Benissimo. Guarda, curalo. Prova. Lacerare il marchiato. Punto di morte. Ok, mi va bene, andava bene anche uno. Riacquisto la vista. Ecco. Non è in punto di morte. Ci andrà con lui in punto di morte. Bastardi. Non morire, abbiamo bisogno di te. Guarda, non penso che voglia morire di sua spontanea volontà, sai. Bene. Accoppalo. Vai. Anche di poco mi basta che la curino. Pioggia ammorbante. Fai cagare e quindi esplodi. Hai rotto il cazzo di lacerare il marchiato, te. Come resistono al dissanguamento? Oh, non resistono al dissanguamento. Ma vedi un po' te. Ah, te ti colpisco comunque con questo. Fungo di merda. Ricucila, va là. Vabbè, poco ma non importa. L'importante è che resti in minima salute. Peck. Becca, stavolta becca. La c'era il marchiato, non me l'aspettavo, guarda. Però schiva, brava. Cura lei, che sta proprio una chiavica di vita. Sventa al fungo. Brava. Sventa al fungo non so se esista come cosa. Facciamo questa volta autoascino però, così almeno è stato avanti. Ah, i nuovi cadaveri, non avevo mica letto. Nube di fuga. Hai dovuto rompere il cazzo fino alla fine, che ho dovuto ammorbarmeli comunque. Esploro il 90% delle stanze. Quindi quella prossima ho fatto. C'è una battaglia in mezzo ai coglioni però. Porca troia. Questo si beccherà 3 danni. Lui 2 e lei 4. Lei sopravvive. Per qualche strano motivo. C'è ancora della carne su queste ossa. Prendila. Presi. Questo deve morire perché rischia di focussarmela male. Anche lei va a colpire, non mi frega niente. Muori. Tu pensa a curare lei? Bravo. Non sapevo che la faceva dissanguare. Ci ho pensato dopo di non chiederglielo. Come se fosse servito a fare a fette. Meno male che si è curata lei. Se non è in punto di morte di nuovo. Bastardo. Non me ne frega niente di lei, per fortuna. Guarda, per pietà ti curi da sola.
Va veramente. Punto di morte. Ti salveremo, speriamo. Bravo. Molto bravo, aggiungo. Mazzate su mazzate. E ricucila. 2-12 di fila. Quando mai? Oh, hai veramente rotto la minchia. Ma veramente. Sempre per evitare guardi da sola. Cura critica. Oh, wow. Cura critica di ben 2. Un colpo ti è esploso te. Hai fatto una cosa utile anche, brava. Andiamo via, va là. A trifling victory, but a victory nonetheless. Missione completa, via. Allora, la furia un pochino l'ho rivalutata perché fa tanti danni se la potenzio. Leile, cacciateci di tesori, quello che è, no. Trono del guaritore. Ah, peccato, sarebbe stato molto più carino se tipo avessi dato, che ne so, più 1 a cura a tutto, così ti faceva 1-14 di cura. E a quel punto, rapina in pieno giorno. Le operazioni verranno sospese temporaneamente, ma viste le poche vie di uscita dal borgo, i gendarmi sono ottimisti sull'imminente cattura dei ladri. Gioco d'azzardo è bloccato, bancone meno 50, bordello meno 50. Cioè... ah. Vabbè, forse lei che non può. Non male, non male. Allora, prima di fare qua però taverna, se taverna è questo. Giullare. Ok. E giullare io lo chiamo, scusa, come chiamarlo, non congedarlo, lo rinomino. Perché il giullare me lo voglio tenere e lo chiamo Troublemaker. Motivi, oddio, Troublemaker va bene. Non mi sembra ci sia un villain in Miraculous che faccia ridere. Ma forse me lo sto scordando io. C'è Fighting Gale. Ma Fighting Gale è... Fighting Gale, volendo, è più show di Troublemaker. Ci sta. Questo vuol dire che sto giullare io me lo potenzio per bene adesso, con sti soldi. Gilda. Giullare. Impara tutto. Benissimo. Volevo anche dire una cosa, comunque. Capace, se lo metto qua, può potenziarsi? Sì, ma no. Facciamo che gli sblocco comunque tutto a tutti. Quelli che ritengo, che se nel caso mi servano, ce li hanno. Ok, sto prendendo troppi soldi effettivamente, ma non importa. Giullare. Non posso potenziarlo perché è di livello basso. Vabbè, non importa, adesso lo porterò a potenziarsi in qualche modo. Voglio la ballata di guerra, la melodia ispiratrice, l'assolo e la pugnalata. E lo metto dietro, al posto della... che è buona, lei. E mi dispiace toglierla. Però un buff ci sta meglio, semplicemente. Dunque, dicevamo, Fab, posso potenziare lui? No, perché è di livello basso. Risolutezza di livello più alto serve. Loro no. Facciamo in questo modo, quindi. Prima di tutto, te ti prendi le abilità giuste. Quindi questa, questa, questa e questa. Che... io lo voglio in terza posizione, in quarta posizione. La pugnalata è la cosa migliore. Non... stress meno 8. Togli pure un po' di stress. È bello. Ignora guardia. Questo è molto carino in realtà.
Scherno, tutti i compagni meno 20 stress, un compagno più 20 stress. Può non essere male se c'è un compagno che sta messo benissimo, tipo uno che ha avuto virtù e gli altri che stanno messi uno schifo. Occhio di tigre. Un compagno, ok? Ogni rosa ha le sue spine. Bello, bellissimo, ogni rosa ha le sue spine, mi serviva una cosa del genere. Riavvolgere il tempo, un compagno meno 30 stress, se afflitto meno 15 stress. Questo toglie lo stress da tutto, grande, è giustamente un giullare. Scherno ci può stare, perché magari prima faccio riavvolgere il tempo e poi scherno. Così a meno 10 stress, o più 5 perché dipende se è afflitto. Ok. E magari lo equipaggio anche con cosa? Allora, togliamo le cose che non posso tenermi. Quindi, questo toglie vita? No. Questo toglie velocità? No. Questo toglie vita? Mi dispiace, ma no. Toglie velocità? No. Dati? Questo per il giullare, tra l'altro. Si riprende. Bene, non fa danni, però ha più schivata. Ora, lei è di livello 4. Lei è una bestia. Vorrei potenziare il fabbro se possibile, ma non... Non ho scudi. E non ho abbastanza pergamene. La gilda invece? Stessa cosa. Potenziare la diligenza può servirmi. Questo non sarebbe male, però non ho scudi. Non ho comunque scudi. Taverna? No. Casa di cura, potenziare la casa di cura, anche quello non sarebbe una cattiva idea. Dei miei fissi, chi ci abbiamo? Loro? Non voglio loccargli una cosa che costa così tanto, però costa veramente troppo. Ma veramente, veramente troppo. Prima o poi dovrò comunque farlo. Non avrò mai abbastanza soldi se sto sempre a pensarla così. Meglio farlo una volta finché posso. Si tiene sfuggente che è buonissima. Questa prima o poi gliela faccio togliere in qualche modo. Adesso. Oh, non ho visto comprare oggetti. Stress è aumentato? No. Con la torcia sto sempre dalla parte giusta, quindi il bracciale solare è bellissimo, però non ho i soldi. Pietra del morbo. 15% possibilità di morbo. Ok, facciamo un giro un secondo degli oggetti. Mi dispiacerebbe togliergli queste cose a lei, perché non mi serve che faccia danno. Quindi non mi serve... Il critico, vabbè. Lo faccio. E cosa che dava con questa torcia alta? Critico e schivata. Lo metto a lui, che lui è quello che si becca più attenzioni per attivare le abilità. Se critta bene, non ci vado mai sotto il 50% di torcia, quindi ottimo. Ma questo vuol dire che se tolgo uno mi rimette tattico della baia? Per caso? Non lo so. Ora facciamo il giro. Lei no. Lui... Ma tutte cose buone. Lui... Buone. Frega niente, frega niente, frega niente. Buono. Allora, se per la vestale trovo un altro oggetto che aumenta le cure e non ha malus, questo lo vendo. Ora c'è un problema, non ho soldi per... Devo fare una missione veramente di merda adesso. E mi devo portare il clown in tutto ciò, una missione di merda.
Allora, porto lei come curatrice. Però la metto qua. Tanto sta bene anche qua, no? Sì, infatti. Metto lui. Non me l'ha rinominato. Ok. E lui va qui. E poi mi servono due frontline. O comunque due persone che possono stare in prima e seconda posizione. Immagino lui va là e lei. Non è un gran bel party, però per fare una missione semplice non è un problema. Questa è quella che viene più facile da fare, perché è corta, di livello 1. Probabilmente faccio questa, infatti. Così anche se non mi curo abbastanza non è un vero e proprio problema. Dal pelo. Non posso portarmi del cibo, non ho soldi. E penso che devo anche esplorare tutto se voglio uscirne con un po' di grana. Ogni regione ha le sue sfide, ha sempre il tuo gruppo e le tue provviste di conseguenza. Ehi, nuova, che mi so devo fare? 90% delle stanze. Ok, partiamo male. Ah, sono stressata però. Bene, partiamo male ma fino a un certo punto. Non te ne vuoi dire bottino. Un diario logorato. È stato l'ultimo turno di guardia per Sebastian. Durante la cena consumata nella fatiscente mura di una cascata un tempo gloriosa, siamo stati scossi dal boato e dal bagliore della polvere nera. Abbandonati i piatti ci siamo precipitati da lui, ma abbiamo trovato solo la sua pistola e una scia di sangue che ci guidava in un labirinto oscuro. Un attimo solo, perché già sti gol di realtà mi bastano. Se qua c'è una battaglia, faccio sta battaglia e me ne vado. No. Voglio fare una battaglia e andarmene perché i soldi ce li ho e non ho cure. Ok. Una battaglia per una stanza. Non intendevo questa. Sono scarsini sti cosi. Li ha coltello e basta. Anche te. Porto che botta. Vai in avanti. Non la userò mai più. È buona per rimuoversi, per riposizionarsi, ma non la userò mai più. Posto. As victories mount, so too will resistance. Ho coperto una torcia intatta. Sono ancora a posto, così non devo spendere. Dai, fammi trovare una battaglia, così posso chiudere. Una vanga ce l'ho, bravi, che ve la siete portata voi. Un po' poco. Ok. Bene. Come stiamo messi a morbo? Oh, ammorbati puttana. E tu colpisci qui davanti. Tan 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 tan. Colpo a tentoni. Colpo a tentoni. Curala. Appizza lei. Ammorbata, bene. Sono due danni, tantissimi. Un po' di stress in meno per lei, che ci sta tanto tanto bene. Rompi palle. Però bene. Ok, state fermi dove siete. Colpo a tentoni. Aiuto, e pare colpire tutto. Con lei mirano. Ma la mirano proprio.
ce l'hanno con lei sta. C'è un focus mostruoso alle volte. Morire per il morbo, no. Ok, mi basta che stiano fermi dove sono. Baffa, baffa. Cura lei. Strattone. Ce l'ha una. Per strattonare invece l'avete con lei, vedo. Però continua a non farsi smuovere, brava. Ci speravo. Lo shottasse con questo. Tentonala. Fai quello che ti pare. Cura. Sempre lei. Stanno finendo comunque a lei. Quindi ballata. Becca. Hanno un botto. Non hanno schivato. Non è schivata lui. Conclusione più 120% danno, 32% da Madonna. Colpisci. Lo sapevo che andavi su di lei. Ma era ovvio che andavi su di lei. Guarda un po' chi si sta avvicinando. Ma guarda un po' chi si sta avvicinando. Ah. Quella conclusione non capisco cosa sia più che altro. Non ho... boh, muori. Questo buff di conclusione non capisco proprio. C'è una trappola, ovvio. Non ci cascherò di nuovo. Invece si è cascato. Ok, io direi che qua sta così. Solo perché ho poche cure. Zoofobia, sangue denso. Ci sta. Estenuato, non è un problema. Colpo d'occhio. Ci sta perché comunque sterminatore di bestie specifico. E questo ci sta pure. Non si è potenziato molto lui, ma va benissimo così. Riparazioni numerose. Il chiostro è bloccato, costo di transetto meno 50, costo di sale delle penitenze meno 50. Ok. E penso anche che lo andrò a utilizzare. Uno quanto... Non ho soldi! Ancora! E non ho fatto abbastanza sta missione allora. Va bene. Io comunque chiudo qua. Diciamo che ho voluto velocizzare anche perché dovevo chiudere, non avevo visto che ora era. Ok, grazie che è passato, grazie che c'è ancora, ci vediamo immagino domani con... boh, con Gungeon, magari porto di nuovo Gungeon, che c'avevo già di portarlo oggi, però era un po' tardi quando ho iniziato e ho detto di lasciar stare. Guardo un secondo solo in qua chi c'è, se c'è qualcosa che mi manca, no. Ok, al massimo domani faccio Gungeon, quindi alla prossima, salve!